è davvero intelligente, furbo e sorridente Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò in ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. Il libro delle figure reali. Ci sono degli animali chiamati tarsi spettri che vivono nelle isole dell'Indonesia e assomigliano tantissimo a Nobita. È vero, gli somigliano un sacco. Nobita, mi hai sentito? Sei la fotocopia di un tarsio spettro. Davvero interessante. Ci vediamo più tardi. Cosa? Non si è arrabbiato per niente, anche se l'abbiamo offeso. Non c'è più gusto a prenderlo in giro. Come? Suneo ti ha detto che assomiglia a un tarsio e tu non ti sei neanche arrabbiato per questo. E perché avrei dovuto? Se assomiglia a me, senza ombra di dubbio, un animale piuttosto carino. Se la pensi così è meglio che tu veda come fatto. Buon'idea. Scimmia, scimmia, scimmia. Come? Manca la pagina delle scimmie. Capri, secondo me l'ha strappata via Gian quella volta che gli ho prestato il libro. Ma quanto è incivile quel ragazzo. Non dovresti mai prestare a nessuno i libri a cui tieni di più. Anche perché ora non potrò più sapere chi aspetta un tarsio. Cioè, per questo non c'è problema. Puoi vedere ciò che vuoi nel mio libro illustrato. Vediamo, dove l'ho messo? Oh no, questo non fa il caso nostro. È un libro sui fiori. E questo qui invece è un libro sugli insetti. Dov'è il libro illustrato sugli animali? Cavolo, dove l'ho messo? Dov'è? Ah, l'ho trovato! È questo! Il libro delle figure reali. E che cosa vorrebbe dire figure reali? Spiegami. Adesso ti faccio vedere. Allora, vediamo. Il tarsio dovrebbe essere a pagina 263. No, 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 no. Eccolo qui, è proprio lui. Hopla! Oh, mamma! È una scimmia! Come ha fatto a uscire dalle pagine del libro? La caratteristica di questo libro illustrato è che le immagini prendono vita! Hai ragione, ha preso vita! È vero, ti assomiglia un sacco! Questa è troppo, rimettila nel libro! Ne sei proprio sicuro? Adesso è un po' difficile farla tornare da dove è venuta! Torna indietro, animaletto. Fai il bravo, torna nel libretto. Fai il bravo, salta nel libretto. Ti prendo. Finalmente ti ho preso. Voilà. Wow, questo è proprio un gran bel libro. Sì, infatti lo è. È veramente stupendo, lo vorrei anch'io. Me lo presti, per favore? No, ci sarebbero gravi conseguenze se succedesse qualche imprevisto. Farò molta attenzione, te lo prometto. Ti prego, prestamelo, ti prego. Non lo so. Prestamelo, Doraemon, per piacere. No. E dai, che cosa ti costa? Dammelo, ti prego, prestamelo. No. Vediamo un po', quale di questi libri potrei scegliere? Questo con le immagini di piante e fiori? Però non mi sembra molto divertente. Ho questo sull'astronomia e le stelle. Potrei far materializzare un sole vero. No, forse è meglio di no. Questo sembra interessante. Esci dal libretto. Accipicchia, ce l'ho fatta! È uscito uno scarabeo Ercole. Uno scarabeo vero, non ci credo. Ma questa è pura magia. Come prossimo insetto voglio scegliere un bel coleottero lucanide! Ciao, Shizuka! Ciao! Prima Suneo mi ha preso in giro dicendo che io assomiglio a un tarsio. Vedrai che cosa ti combino! Ehi, sta uscendo del fumo dalla camera di Nobita!
al fuoco! Ma quello lì non è fumo. Sembra una tempesta, un temporale. Ma no, Shizuka, i temporali si verificano solo in estate e sono caratterizzati da fulmini e tuoni. Ecco, i tuoni sono proprio così. Così imparate, vi sta bene. L'ho creata io con il libro delle figure reali. Da lì escono cose vere. Il libro delle figure reali. Esatto, e guardate un po' qua, ne ho tanti altri. Ne voglio uno anch'io. Se lo dai a lui, lo dai anche a me. Nobita, me ne presti uno? Dacci i tuoi libri. Fammi vedere com'è. Dai, basta, siete impazziti. Sono egoista. Ci sono portati via tutti i miei libri. Li hai prestati a gente che strappa le pagine dei libri altrui. Come hai fatto ad essere così irresponsabile? Li faccio restituire subito. Mi sembra il minimo. Quelli sono i miei libri. Posso tenerlo ancora per qualche giorno? A dire il vero appartiene a Doraemon. Non credo che voglia aspettare qualche giorno. Te lo restituisco più tardi, allora. No, Gian! Io lo rivoglio subito! Dai, non essere così egoista! Dove sono i dolci? Te li sei pappati tutti quanti! Scusa tanto, ma avevano un aspetto veramente delizioso. Mi viene un dubbio orrendo! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Dorayaki! I miei dorayaki sono spariti tutti, sono stati spazzolati! Ti conviene ridarglieli? E come faccio? Me li sono già mangiati! Senti, Chan! Ridammi i miei dorayaki e ridammeli subito! È troppo tardi! Rivoglio i miei dorayaki! Perde completamente la ragione se qualcuno gli ruba i dorayaki! Dai, smettila, fallo stare calmo, Nobita! Io non posso fare niente! Rivoglio i miei dorayaki, capito? D'accordo, te li compri in pasticceria, ma calmati adesso! Ci sono torte, dolci di pasta frolla, cheesecake... No, io voglio i dorayaki! Sì, lo so, ho capito. Mancano le farfalle! Io non ne so niente! Quelle pagine erano già così quando ho preso il... Non è vero, non ci credo! Hai la faccia sospetta! Ecco, lo sapevo, proprio come pensavo! Colleziono farfalle e nel tuo libro ho trovato delle specie molto rare! No! Ecco fatto! Lo sai, Nobita, che hai degli amici simpatici e beneducati? Dici davvero, Doraemon? No, stavo scherzando! Questa è un'auto d'epoca uscita dal mio libro dei veicoli! Ci facciamo un giro e poi te la riporto! No, aspetta! Io la rivoglio immediatamente! A chi hai dato gli altri? Allora, vediamo... Ah, sì, a Shizuka! Qualcuno venga ad aiutarmi! No, non dicevo a voi! Doraemon, devi farli sparire, ti prego! Non preoccuparti, sono solo fantasmi, proiezioni mentali! Ecco, adesso ho fatto sparire i mostri! Se non altro siamo riusciti a recuperare tutti i libri! Non immaginavo che sarebbe successo un tale pandemonio! E questi da dove vengono? Forse manca ancora un libro! Credo di sì, quello degli animali preistorici! È vero, ce la sono io! Spero che non abbia combinato un pasticcio! Sbrighiamoci! Oh no, troppo tardi! Aiuto, Doraemon, Nobita, fatelo andare via! Vi prego, fatelo tornare nel libro! Dimmi, come mai stai portando a passeggio un mammut? Presto, datemi una mano! Stai zitto, datti una calmata! Se lo fai arrabbiare, è finita. A quel punto non ci sarà più niente da fare. Allora, che cosa suggerisci? Sono nelle tue mani. Non lo so, proviamo a calmarlo con una canzoncina, tipo Ninna Nanna. Fa come ti pare, basta che mi liberi da lui. Smetti di lamentarti. Elefante, elefantino, tu sei grosso ma carino. Se ti comporti per benino, io ti do un bel bacino.
Continua così, bravo, ti sta ascoltando. Elefante, elefantino, sai chi c'è davanti a te? C'è Doraemon, il più grande che c'è. Se di lui ti fiderai, nel libro tu tornerai. Fidati di lui, passeranno i tempi bui. Salta dentro! Il libro delle storie! Prendilo! Il cielo mi chiama, la terra mi chiama, prima il popolo... Prima che succeda qualcosa di irreparabile, sconfigge il mammut, fermalo, fa qualcosa! Avanti un altro eroe, ancora un altro! Botta! Su, venite tutti fuori da lì! Sono finiti! Ci vediamo! Doraemon, aiuto! Evviva, ce l'ho fatta! Siamo sani e salvi! Già, tutto è bene quel che finisce bene. E tu non mi disobbedire mai più, capito? Ehi, Nobita, scusa, ma dove è andato a finire? Non lo so, è scappato, è come se fosse sparito nel nulla. Nobita, dove sei? Il mammut e i dinosauri sono tornati nel libro, quindi la situazione è tranquilla. Doraemon! È la voce di Nobita. Sono dentro il libro. Ma dov'è? Come ci sei finito? Dammi una mano! Aiutami ad uscire da qua! Il kit crea terra! Uno, due, uno, due. Questo è un robot molto tecnologico. Gli si accendono gli occhi e cammina. Caspita, che meraviglia! La mia macchina lanciarazzi è meglio. Può andare avanti, indietro, spara dei missili e può immergersi anche nell'acqua perché è anfibia. Vorrei averla anch'io. Dovresti imparare a fare dei modellini di questo livello. È vero, ha proprio ragione Suneo. Tu che modellini hai creato, Nobita? Ecco, io ho fatto un... Cosa? Facci vedere. Ce l'hai qui con te? Sì, certo, però... E questo per te sarebbe un modellino come si deve, ma non ti vergogni, è una cosa ridicola. Così sono capaci tutti. Veramente ne ho costruito uno così bello che voi neanche me lo sognate. Un modellino grande? Grande, è grandissimo, è il più bello del mondo ed è divertente e raro, anzi unico, infatti ce l'ho soltanto io. Come no, sai quanto ci crediamo. Più o meno è andata così. Amico mio, mi puoi dare una mano, per favore? Come, un'altra volta? Ti sei solo voluto mettere in mostra, non va per niente bene. Non avresti un plastico della terra come sarà in futuro? Così faremo rimanere già nessuno a bocca aperta. Ce li ho dei plastici del mondo futuro, ma non sono così speciali. Non rimarranno mai a bocca aperta come vorresti tu. Fammeli vedere, ti prego. Se non porto un plastico nel modellino, mi diranno che sono un bugiardo. Fermo, Nobita, cosa stai facendo? Wow! Sapevo che ce l'avevi! Non è un plastico, è il kit della Terra! C'è l'occorrente per costruire il pianeta! Io non vedo niente di speciale nel costruire un globo! Non è un semplice globo, è il vero pianeta Terra! Ci sono gli oceani, la terraferma e tutte le creature che ci abitano! Ma dai, veramente? Gas, polvere A e polvere B, lampada solare, la mappa con i rilievi, l'orologio del tempo e infine lo specchio d'osservazione! Ecco, questo è tutto ciò che ci serve. Ora posso davvero costruire la Terra? Ma sì, certo, in miniatura, però identica a quella vera. Se userai il materiale davanti a te, potrai vedere come ha avuto origine. Allora, cominciamo. Per prima cosa, srotoliamo la mappa. Bene. Ora versaci sopra la polvere A e la polvere B. E adesso spruzzaci il gas. Accendi la lampada solare. Abbiamo finito, vedi? È un concentrato di polveri e gas. Adesso riprodurremo gli eventi che si sono verificati nel momento in cui la Terra ha avuto origine. E poi che cosa dobbiamo fare? Coraggio, fa partire l'orologio del tempo.
Polvere e gas che fluttuavano nello spazio hanno formato la Terra. Il Sole esisteva già, lo sai che è una stella chiamata Nana Gialla? E adesso vediamo un po' cos'è successo dopo. Vedi, il Sole e le polveri turbinano e cominciano a solidificarsi. Ecco la Terra! Che bello! No, non ti avvicinare troppo, sennò rischi di bruciarti. È ancora una palla di fuoco. Cosa? Davvero scotta tanto? E perché gli esseri viventi non la stanno ancora popolando? Accadrà appena si raffredderà un po'. Ragazzi, ho costruito il pianeta Terra. Ce l'ho qui a casa, dai, venite subito da me. Dice che ha costruito il pianeta Terra. Cosa? Ma sta farneticando? Fai andare avanti le lancette. Ecco, si sta raffreddando, fammi vedere com'è. Ecco, ecco. Che succede? Oh, guarda, l'attività vulcanica è già cominciata e le nuvole si sono già formate. Sì, sta cominciando a piovere. Adesso hai capito come sono nati gli oceani? Scendiamo nelle profondità. Guarda, sono già nate le prime forme di vita. E si stanno moltiplicando. Vedrai che le piante appariranno tra poco tempo. Wow, interessante. Assistiamo a un fenomeno accaduto 500 milioni di anni fa, in un periodo chiamato era paleozoica. Sposta in avanti le lancette dell'orologio del tempo di 30 minuti. Così facendo hai già fatto passare 100 milioni di anni. Oh, c'è una specie di libellula. Quella è l'antenata della libellula. Gli animali cominciano a comparire proprio in questo periodo. Giusto, il periodo in cui fanno la loro comparsa i primi anfibi. Ah, eccoli, come sono strani. Ehi, osserva questo. È un ittiostega e secondo gli studiosi è il padre degli anfibi, il più antico. Non è ancora in grado di spostarsi velocemente. Ora appariranno altri animali e la Terra sarà brulicante di vita. Vado subito a cercare già nessuno io. Ma che fine hanno fatto quei due? Dovrebbero essere qui già da un pezzo. Sapevo che vi avrei trovati qui. Insisti con questa storia del pianeta Terra? Ma ci hai preso per dei creduloni? Ma è la pura verità e il meglio deve ancora arrivare. Va bene, abbiamo capito. Appena ci stufiamo di giocare a baseball, veniamo da te. Io sono venuto qui per invitarvi a casa mia. Quindi se per favore volete venire... Sì, certo che veniamo. Ciao, siamo alla fine dell'era paleozoica e all'inizio di quella mesozoica. E questo che vedrai è il pianeta Terra 2 milioni di anni fa. Il periodo giurassico è appena cominciato. Wow! Vorrei tanto aver visto tutti questi cambiamenti di persona. Vorresti andare a vedere com'è? Oh, posso andarci davvero? Aspetta, prima tolgo la lente. Ecco, adesso puoi entrare. Aspetta, vengo anch'io! Ehi, opla! Guarda, adesso ci troviamo nella Terra che hai creato tu. Cosa? Stai dicendo che sono stato proprio io a darle forma? Quindi ho creato anche quest'albero e questa roccia, certo, vero? Certo, sei stato proprio tu e nessun altro. Oh? Allora questo significa che sono il creatore di questo mondo! Dove corri, Nobita? Cerca di fare silenzio. No? Pericolo scampato, per poco non ci ha visti. Oh, mamma mia, che paura ho avuto. Forse è meglio vederli dall'alto. Va bene. Wow, che panorama fantastico! Abbassati presto! Oh, mamma mia, che paura! Qui è pieno di dinosauri ferocissimi! Per forza, siamo nel bel mezzo del periodo giurassico! Ah, sì, è vero, me l'avevi detto! Ma quelli sono dei triceratopi! E quelli degli stegosauri! Guarda, guarda là! Mi sa che abbiamo ancora molte specie da vedere! Che forza!
Oh, sono così emozionato! Se Janice e Neo fossero qui con noi e vedessero questa scena, resterebbero a bocca aperta! Nobita, sei qui? Non ci posso credere! Ma quante volte devo ripetere le stesse cose? Quel monello è uscito e ha lasciato tutto in giro. Gli avevo detto che non può andare a giocare lasciando la sua stanza in disordine. Via! Basta, gira tutto! Che cos'è stato, Doraemon? Un terremoto? I dinosauri stanno scappando di corsa! Da cosa scappano? Questo pianeta sta esplodendo! Credo sia a causa del terremoto! Torniamo subito a casa! Corri, l'uscita da questa parte! Che cosa? Dov'è? Dov'è? Non vedo l'uscita dallo specchio d'osservazione! Hai detto che non c'è l'uscita! Scusa, ma se non c'è l'uscita vuol dire che noi non... Non possiamo tornare a casa! Aspetta un attimo! Prima mi porti in un posto pericoloso come questo e poi mi dici che non possiamo più andare via! È tutta colpa tua, Doraemon! Ma sei stata proprio tu a dirmi che ci volevi venire! Dai sempre la colpa agli altri! È un brutto difetto ed è anche il più grosso che hai! Scusa se ti interrompo, ma è meglio parlarne più tardi! Siamo a metà di un discorso importante! Aiuto, che paura! Ci ha visti! Scappiamo via, veloce! Va bene, scappiamo, ma dove? Non ho proprio idea! Sei inaffidabile, lo sai! Corri e non fare altre domande! Non ce la faccio più a correre! Guarda, l'uscita è proprio qui, davanti a noi! Aiuto! Fortuna, siamo salvi! Nobita! Sono appena arrivati su Neo e Gian! Falli entrare! Gian e Suneo resteranno di stucco vedendo questo capolavoro! Già! Oh no! Ci spacca! Ciao, Nobita! Eccoci! Siamo venuti! Possiamo entrare! La mia terra! Oh no! Il mio modellino si è disintegrato! E questa palla di fango sarebbe la Terra? Ma che bel modellino! Lasciamo perdere questo argomento, non ne voglio sentire parlare mai più! Doraemon, Doraemon! Doraemon! Io conosco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto.